Dalla tana dell'endurista super incasinata facciamo la recensione e l'unboxing di questo neck brace Race 4 dell'EVS. Facciamo l'unboxing dell'EVS R4 Race Collar, un unboxing in realtà fasullo perché io è un anno che lo sto utilizzando. Ho aspettato un anno per fare la recensione proprio perché volevo essere anche molto sicuro di quello che sto per dirti. All'interno della scatola ovviamente trovi il collare, il neck brace. All'interno della scatola trovi poco altro, c'è un manuale con chiaramente le istruzioni per il montaggio e alcuni consigli utili, e quindi lo vedi qua. Andiamo però sul dettaglio dell'EVS. Cosa servono questi neck brace? I neck brace servono per in realtà distribuire attraverso questa superficie, distribuire gli urti invece che tutto sulla spina dorsale e collo, distribuirli sulle spalle e sulla schiena. Cosa succede? Quando tu lo indossi, il casco ha una certa escursione. Con il Race Collar l'escursione viene limitata e salvaguardata, diciamo così, tutte le botte che prendi vengono distribuite, come ti ho detto in precedenza, sull'intera schiena, evitando quindi che si vada direttamente sulla spina dorsale. Il materiale è fondamentalmente, innanzitutto pesa circa poco più di mezzo chilo, quindi comunque è sempre un mezzo chilo, 600 grammi mi pare, che ti porti sulle spalle. Si fissa agilmente tramite queste fettuccine che sono elastiche al corpo, si apre, così basta schiacciare un po' il bottone e questo si apre. E l'ideale sarebbe indossato, io lo indosso anche sopra il giubbotto, in realtà ci sono delle giacche fatte apposta che servono per proprio i neck brace e quindi ti aiutano a portarlo, perché altrimenti risulta un pochino più fastidioso. Diciamo che tutte queste cinghiette fanno anche un po' a pugni con, se porti uno zainetto, con le altre cinghie, insomma, da infilare e sfilare poi diventa un po' problematico. E quando ce l'hai addosso lo senti, la prima volta che lo metti, soprattutto la prima volta, dici: ma che cos'è questa roba qua? Cioè dici: ho fatto l'acquisto più sbagliato della mia vita, perché proprio senti che ti limita i movimenti. Appena porti la testa indietro, soprattutto indietro, anche di lato, tocca dentro, quindi soprattutto il primo giro, anzi le prime ore, perché non è che sia giusto dopo in pochissimo tempo, sentirai che ti darà un fastidio. E ripeto, la prima impressione sarà, qualunque modello tu prenda, la prima impressione sarà: ma perché l'ho comprato? Ma perché? Beh, diciamo che, come ti ho già detto prima, è meglio secondo me averlo piuttosto che non averlo. Se salva una minima, se aiuta, secondo me è utile indossarlo. È sempre chiaramente un peso e quindi come tale dà fastidio, fatica anche un pochino di più, dà fastidio nei movimenti, però ci si fa l'abitudine veramente, e sono assolutamente a favore di qualunque strumento, protezione eccetera, che possa aiutare, che possa prevenire, anche magari se di poco, ma basta che prevenga. Quando prendi un classico colpetto di frusta, questo secondo me aiuta. Mi ha dato mai la sensazione di aiutarmi seriamente? No, cioè della verità no, non lo so, però ci voglio credere, io voglio credere che aiuti, che serve a fare qualcosa, e quindi te lo consiglio, amico mio, questo te lo consiglio tutto. Quanto costa? Non te l'ho detto, costa circa 120 euro, quindi non è proprio una entry level, ma non è neanche quelli da 400, perché ci sono anche neck brace che costano 400 euro. Io ho pensato di prendere questo, attenzione, questo non è il collarino, quello di gomma che alcuni hanno e secondo me non serve assolutamente a niente. Questo veramente è fatto di un buon materiale, peso tutto sommato giusto, funzionalità fa il suo sporco lavoro. Io per l'utilizzo che ne faccio non volevo spendere 400, 200, 300 euro, ma con un 120, 130 euro me la sono cavata. Adesso lo porto sempre e quindi non ne posso quasi più fare a meno. Te lo consiglio nuovamente. Ciao ciao!